Per festeggiare il superamento di 200 iscritti al canale, oggi andiamo alla scoperta di una delle piante più iconiche di tutte le Alpi. Sto parlando del rapunzolo di roccia o Physoplexis commosa. Questa è una pianta molto bella, estremamente conosciuta e anche molto molto fotografata. Questa campanulacea non è solamente bella, ma è anche preziosa, perché dovete sapere che è una pianta tutelata a livello europeo, infatti è inserita nella direttiva Habitat, nell'allegato 4, ed è una pianta che non cresce proprio dappertutto, infatti è una specie endemica delle Prealpi. Quindi noi che viviamo in Trentino, ad esempio, in Lombardia, in Veneto, in Friuli, siamo fortunati perché possiamo ammirarne la grande bellezza. Quindi inutile ricordarlo, questa pianta è bene non raccoglierla, ma piuttosto venire ad osservarla e fotografarla. E come potete notare, questa è una pianta di roccia, è una pianta che cresce proprio nelle fessure, nelle spaccature della roccia, su pareti potremmo dire quasi verticali, dove trova una nicchia adatta. Ed è fortemente adattata a questo tipo di ambiente, un ambiente in cui ad esempio l'acqua non rimane a lungo perché scorre via. Ecco che per questo motivo le piante sono pelosette, perché la pelosità consente di trattenere l'umidità che poi serve per fare la fotosintesi clorofilliana naturalmente. Ma la parte più bella è rappresentata dal fiore, questa infiorescenza molto particolare in cui i petali sono proprio saldati in una sorta di tubo dal quale fuoriescono i due stigmi, quelli che poi andranno a ricevere il polline utile per la fecondazione naturalmente. Quindi in questi ambienti di parete rocciosa verticale crescono delle climber davvero davvero sorprendenti e in alcuni casi anche molto rare.